Lei è la Toyota RAV4 e da fuori sembra quella che già conosciamo, ma l'apparenza inganna perché non si tratta della full hybrid, che tra l'altro abbiamo già provato più volte, ma della nuova ibrida plug-in, per cui ricaricabile alla spina. Toyota, lo sappiamo, è cintura nera di ibrido e per certi versi può stupire che sia arrivata solo ora sul mercato con una versione plug-in di un modello dai grandi volumi di vendita. È la terza Toyota infatti con questa impostazione dopo la Prius del 2012 e la nuova generazione sempre della Prius del 2017. Negli anni hanno sbaragliato la concorrenza sul fronte efficienza e a parlare sono i numeri, per cui le aspettative su questa RAV4 sono molto alte vista la base super collaudata. Ma prima di continuare non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, cliccando anche sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che esce un nuovo video. Per vederla nel dettaglio dentro e fuori cliccate qui sopra per andare direttamente al perché comprarla. Adesso invece concentriamoci sulle differenze tra le due versioni che ovviamente riguardano soprattutto la meccanica. Sotto il cofano il motore 2005 a ciclo Atkinson da 185 cavalli è leggermente più potente di quello della full hybrid ed è abbinato a due motori elettrici posizionati uno per asse. Quello anteriore eroga 134 kW mentre quello posteriore 40 per una potenza complessiva di 306 cavalli. Ad alimentare i due motori elettrici c'è una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh composta da 96 celle e con una tensione nominale di circa 355 volt. È posizionata sotto al pianale e questo aiuta a ridurre il baricentro, non va a scapito dell'abitabilità posteriore e riduce di pochissimo il bagagliaio che passa da circa 580 a 520 litri. Qui dietro sulla fiancata destra c'è lo sportellino della presa di ricarica. Con la macchina vengono forniti due diversi cavi, quello per la ricarica domestica con la classica presa tedesca e il Mennekes per attaccarsi per esempio a qualsiasi tipo di colonnina. Il caricatore di bordo della macchina è da 6,6 kW e nel migliore dei casi ci vogliono circa 2 ore e mezza per una ricarica completa. Dentro non ci sono differenze sostanziali tra la full hybrid e la plug-in. L'indicatore della temperatura dell'acqua è stato sostituito da quello della carica della batteria, mentre l'infotainment, adesso con schermo da 9 pollici, è stato aggiornato con delle schermate dedicate alla nuova configurazione. Per tutti i passeggeri invece tanto spazio e comfort da tradizione RAV4. Ma veniamo alla domanda che sicuramente vi sarete già fatti: quanta autonomia ha? Toyota dichiara 75 km in modalità solo elettrica nel misto secondo il ciclo di omologazione WLTP, che diventano 98 usando l'auto solo in contesto urbano. A seconda delle esigenze, poi ci sono 4 modalità di guida specifiche per questa versione per salvaguardare o sfruttare la carica. Con la EV, la RAV4 funziona di default come un veicolo elettrico, con il motore termico che interviene solamente quando il limite dell'autonomia viene raggiunto. In questo caso si passa alla HV e il sistema funziona a tutti gli effetti come un full hybrid, alternando quindi fasi in cui viene sfruttata la benzina e fasi in cui si viaggia nel totale silenzio. Per una gestione ottimale dell'energia c'è poi l'auto HV, in cui il sistema ibrido entra in gioco solamente quando è richiesta potenza extra, e infine la modalità charge, che brucia benzina per ricaricare la batteria. Purtroppo ho avuto la possibilità di fare solamente pochi chilometri, ma ho apprezzato fin da subito il modo in cui la macchina gestisce l'intero sistema ricorrendo pochissimo al motore a benzina e sfruttando l'efficienza di quello elettrico. Ho percorso soprattutto strade statali e autostrade, per cui per saperne di più sui consumi reali vi chiedo di aspettare ancora qualche settimana, fino a quando il nostro Fabio non metterà alla prova la RAV4 nella consueta tratta da Roma a Forlì. Tornando a noi, si sente il peso extra di circa 300 kg rispetto alla full hybrid e nonostante il baricentro sia più basso di 2 cm le inerzie in gioco si avvertono, soprattutto nei cambi di direzione repentini e in frenata, con il pedale che ha una corsa un po' lunga ma è migliorato rispetto al passato e non fa avvertire più di tanto il passaggio da frenata rigenerativa a meccanica. Se non si esagera, si apprezza la dinamica dato che la piattaforma GHK è rigida e fa già di base lavorare molto bene le sospensioni. Non arrivano particolari vibrazioni e anche lo sterzo trasmette un bel feeling, è sempre corposo e abbastanza preciso. E poi una delle cose più belle dell'elettrico, le prestazioni sono esaltanti dato che lo 0-100 viene coperto in 6 secondi netti e in questo caso la trazione integrale aiuta, è di serie e dà quella sicurezza in più sui terreni sconnessi o semplicemente quando piove.
Sul fronte sicurezza c'è di serie il Toyota Safety Sense di seconda generazione che comprende tutti gli ADAS. Funzionano bene e adesso sono anche più efficaci di notte, dove i sensori riconoscono sia i pedoni che i ciclisti. La dotazione tecnologica poi è molto completa e per la prima volta su una Toyota è possibile controllare da remoto tramite smartphone le funzioni del veicolo, come la climatizzazione o le fasi di ricarica, impostando per esempio l'ora di inizio per poter sfruttare le tariffe energetiche più convenienti. Su questo fronte Toyota ha siglato una partnership con Edison, che prevede l'installazione in garage di una wallbox e, scegliendo la tariffa Edison Casa, anche un anno di ricariche notturne gratuite. Ma veniamo all'offerta commerciale. La RAV4 plug-in è disponibile in due allestimenti, Dynamic Plus e Style Plus, che di listino vengono 55.500 e 60.000 euro, cifre che scendono rispettivamente a 45.500 e 49.000 includendo gli incentivi statali e l'hybrid bonus Toyota, dando indietro un'auto da rottamare. Se non si vuole comprare l'auto, però, ci sono altre formule di finanziamento come il Paper Drive Connected, con rate a partire da 349 euro per 48 mesi con un anticipo di 8.650 euro. Molti SUV tra i 4,40 m e i 4,60 m hanno adesso allestito versioni ibride plug-in in aggiunta alle classiche motorizzazioni. Tra queste, una delle più vendute è la Jeep Compass e poi troviamo, per fare qualche esempio, la Suzuki Acros, la cugina della RAV4, la Mitsubishi Outlander e la Ford Kuga. Senza dimenticare poi il trio francese composto da Peugeot 3008, DS7 Crossback, E-Tense e Citroen C5 Aircross. Ma l'elenco sarebbe ancora lungo, per cui fateci sapere voi nei commenti quale prendereste e non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto.